Buongiorno, benvenute sul canale che condivido con le mie amiche. Io sono Pierluisa ed oggi vi voglio parlare del mio cagnolino. Pepe con la cintura. Pepe frequenta un corso di karate. È passato dalla cintura bianca alla gialla e quindi alla blu. Avere un peloso in casa è fantastico. Riempie di allegria tutti, bambini e adulti. Va amato e rispettato. Ci si prende cura di lui come un membro della famiglia. Da non dimenticare visite dal veterinario e vaccini, necessari per i viaggi all'estero e per eventuali soggiorni in pensioni per animali. È sempre preferibile portarlo con sé, ma può succedere di avere la necessità di affidarlo ad una struttura e giustamente richiedono la perfetta salute. Anche l'igiene è molto importante. Se vive in casa ed ha contatto con i bambini, il bagnetto è d'obbligo, anche se non troppo frequente come il nostro olfatto vorrebbe. Per alcune razze, meglio affidarsi ad esperti di toilettatura. Conoscono la necessità del mantello e delle cure per le unghie. Contro l'abbandono mi sento di mettere al corrente di queste piccole incombenze. Se non ve la sentite, rinunciate all'animale. Ma quello che in cambio vi offre come affetto, giocosità e calore è impagabile. Vi sarà vicino quando avrete voglia di giocare. Anzi, sarà lui o lei ad invitarvi al gioco o alla passeggiata. Sarà vicino e vi capirà quando vi sentite giù e magari con uno sguardo ed una coccola vi strappa il sorriso che vi mancava. I bambini avranno sempre un amico con cui giocare. E gli adulti riscoprono la leggerezza del gioco. Del resto, la pet therapy è ormai una realtà sempre più diffusa. Sarà sempre il primo a darvi il benvenuto al vostro rientro a casa e farà un sacco di feste, anche se siete mancati 5 minuti. Il mio chihuahua, Pepe, ha 11 anni, non è più un cucciolo, anche se è ancora vivace e porta fieramente il suo nome, un vero peperino. L'unico segno del tempo che è trascorso per lui si riferisce a una piccola incontinenza. Già, succede anche a loro. Piccole gocce sparse per casa o nei punti dove si accuccia, oppure saltellando sui gradini o dalle sedie. Abbiamo cercato di evitargli alcuni spazi e vietargli di salire su sedie e divani, ma era frustrante per noi e per lui. È sempre stato libero di vivere come un membro della famiglia. Finalmente abbiamo trovato la soluzione. Le cinture che scherzosamente attribuiamo al corso di karate. Le abbiamo trovate su Amazon. Sono mutandine per cani maschi. Si usano in caso di piccole incontinenze o per evitare che marchino il territorio e per evitare incidente intanto che i cuccioli imparano a controllare la pipì. Sono morbidissime e ben tollerate. Lavabili anche in lavatrice. Veramente intelligenti. Pepe, felice, ha ripreso possesso degli spazi preferiti. Quando gliela tolgo, sa che si va fuori ed è subito festa. Al rientro la rimette senza storie. La consiglio vivamente a chi si prende cura con affetto ed attenzione agli amici pelosetti.